Allora, io direi di cominciare proprio con la firma. La firma in realtà, come al solito, è una firma digitale, però No, ok, adesso giustamente... ti devo i saluti, le conferme, io adesso ecco mi appare, perciò siamo a posto. Ok, disattivate i microfoni perché sennò fa l'eco. Allora, dicevo, la firma ovviamente è digitale, però ci è sembrato anche pura distanza, insomma, poter fare una firma fisica come quelle che torneremo a fare, spero presto. Questo è Buongiorno. completamente d'accordo. Quindi, prima Buongiorno cosa, chiedo ai a tutti. presenti, diciamo simbolicamente chi ce l'ha, di apporre la firma sull'accordo. Riuscite a filmare, a fare, a prendere? O siete presi da No, altro? no, no, viene tutto ripreso. Sì, tutto registrato. Registrato come facciamo. Bene. Ok. Bene, poi chissà chi ha firmato questa maschera. Mari c'è sotto nuovo qui sotto. Allora, oggi ritengo sia veramente un momento importante, un bellissimo accordo che fa della sicurezza lo strumento attraverso il quale ripartire. È un'esigenza che abbiamo sentito veramente da parte di tutti, da parte delle imprese, degli imprenditori, dei lavoratori, di chi opera nel settore, degli enti locali, cioè tutti quanti sentono di partecipare a una grande missione, che è tenere insieme la sicurezza e la ripartenza del nostro paese. Lunedì ci sarà un'altra fase importante in termini di riaperture. Il governo oggi farà un decreto legge e un DPCM per mettere in moto questo percorso. Con il lavoro fatto e il contributo di tutti, arriviamo alla sottoscrizione di quello che è un protocollo sul lavoro e sicurezza marchigiano molto importante. E all'interno del protocollo sono spiegati quelle iniziative che vanno a integrare le normative nazionali con l'impegno che noi mettiamo all'interno di questo percorso. Perché ormai siamo consapevoli della fase straordinaria che ci accingiamo a vivere, che avrà bisogno appunto di un'economia che si mette in moto, di lavoro che torna, di attività che riprendono, ma con la necessità di farle nell'assoluta sicurezza, perché ci possiamo permettere tutto tranne un ritorno, una ripartenza dell'epidemia. Abbiamo visto in altri territori come sia facile, che da valori insomma, importanti sotto profilo epidemiologico, si torni indietro. Per non tornare indietro occorre appunto mettere in moto tutta una serie di iniziative che permettano di garantire il massimo sicurezza. La sicurezza oggi è quella che protegge i nostri investimenti, la nostra iniziativa. Penso a quel negozio che lunedì aprirà di nuovo la sala cinesca e ha bisogno che il sistema continui a dare valori sanitari accettabili perché quell'impegno trovi la sua continuità. A chi andrà a tornare a lavorare o chi già sta lavorando, perché una fetta importante di imprese lavorano, e quando va a lavorare vuole essere sicuro che va a lavorare e non a mettere a rischio la salute sua e della sua famiglia. Penso all'ente locale, al comune, che vive dell'economia del territorio e ha bisogno che questa funzioni per il meglio. Come regione, insomma, siamo convintissimi che il lavoro fatto fino ad oggi, ricordo, è stato un lavoro straordinario, abbia bisogno di questo percorso per continuare ad essere garantito. E che la consapevolezza, la cultura della sicurezza passa anche attraverso messaggi come questi, dove tutti si uniscono a raccontare al cittadino che il valore straordinario che ha in questo momento l'attività di protezione individuale e nei luoghi di lavoro, che diventeranno sempre di più luoghi, per fortuna, di cui io ho frequentato e che vorremmo continuare forse così anche nel futuro. Quindi la Regione farà tutte le iniziative legate alla mappatura del contagio con il ricorso ai test sierologici, validati oggi e sempre più disponibili all'interno del sistema,
e daremo un contributo alle imprese che investono in sicurezza. Se nel momento in cui attiveremo i fondi regionali, parliamo di oltre 200 milioni di euro a favore del sistema marchigiano, uno degli obiettivi sarà quello di dare un contributo alle imprese che hanno investito in sicurezza, quindi che l'investimento in sicurezza troverà non solo nello Stato nazionale, che già nel decreto prevede risorse a favore delle imprese che investono in sicurezza, anche a livello regionale terremo conto delle stesse necessità, perché giustamente chi riparte con i presidi spende di più rispetto a quello che spendeva prima. Con un impegno straordinario di potenziamento degli organici dell'ASUR per l'attività di prevenzione sui luoghi di lavoro, quindi anche investendo su quella sanità del territorio che abbiamo capito tutti essere l'anello sul quale crescere per dare una risposta ancora migliore in termini di prevenzione, in termini di attività. Quindi con una serie di iniziative che vanno a sostenere il percorso che abbiamo di fronte. E vedete, l'obiettivo, come dicevo, non è certamente quello di andare a fare la polizia, fare repressione, non è questo che ci interessa. Noi vogliamo accompagnare un sistema di fronte a una fase straordinaria, di straordinaria delicatezza, dando un contributo di sostegno a tutti gli attori protagonisti di questa fase, che sono rappresentati da chi ha firmato questo protocollo. E quindi lo spirito è quello di chi vuole raggiungere un risultato e lo vuole raggiungere insieme, di chi vuole spendere un valore culturale, lo vuole fare insieme, di chi investe nella direzione giusta, lo vuole fare insieme. Io direi di passare la parola all'Anci Marche, perché anche l'Anci, gli enti, daranno il loro contributo dentro questo percorso, poi ad ASUR, e infine risponderemo attraverso gli interventi dei giornali. Abbiamo già predisposto e raccolto le dichiarazioni di tutti i firmatari, che voglio ringraziare perché ho potuto vederle pochi minuti fa, che segnano un livello di consapevolezza, maturità, impegno e capacità coesiva straordinaria. Cioè, tutti quelli che hanno sottoscritto lo hanno fatto con un livello di condivisione che credo sia quello che serve anche alla nostra regione nell'affrontare un passaggio così complicato. Ci ritroveremo poi insieme su altri tavoli, che saranno quelli che vedranno come spendere le risorse che la regione metterà a disposizione, come orientare la programmazione verso lo sviluppo, come determinare quelle scelte di rilancio del territorio. Ma questa è la base su cui costruire quelle scelte, perché se non riusciamo a garantire determinati livelli di sicurezza, poi difficilmente potrà aver senso la spinta e il rilancio, perché ci costringeremo da soli a tornare indietro. Maurizio. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Un momento veramente, veramente importante per la nostra comunità. Abbiamo avuto un filo conduttore finora, è stato quello che il Presidente ci ha enunciato, quello vincente. Abbiamo fatto tutto, tutti insieme. Abbiamo affrontato la fase dell'emergenza, della pandemia, con una programmazione, una pianificazione calata nel territorio, calata e condivisa con il territorio, calata e condivisa con le amministrazioni. Una regia unica e una contaminazione positiva locale è stata l'arma vincente, quella che ci ha portato ad affrontare una pandemia che aveva valori incredibili, pari a quelli della Lombardia, e essere oggi nelle condizioni invece di avviare protocolli per consentire alle nostre imprese, al nostro territorio e alle nostre famiglie di ripartire. Ripartire con il termine che diceva il Presidente prima, farlo in sicurezza. E quello che mi sento di sottolineare è che non abbiamo fatto nulla da soli, tutti insieme. E il fatto che oggi ci siano tutte le parti sociali che sono pronte a sottoscrivere il percorso che mette in sicurezza, che dà sicurezza e che ci mette nelle condizioni di ripartire, è un momento di veramente che dà a questa regione la possibilità di essere riferimento, Presidente, anche per il lavoro del governo. Noi non facciamo cose in antagonismo, noi diamo percorsi che possono essere mutuati e possono essere raccolti. Non so quante altre regioni
siano state nelle condizioni di fare questo tipo di portare a casa questo tipo di risultato. Quindi da parte dell'ANCI grandissima soddisfazione, faremo la nostra parte per aiutare le associazioni e attraverso i nostri ambiti territoriali, sanitari e sociosanitari, attraverso le strutturazioni che abbiamo messo in campo, per far sì che chi opera, chi lavora e i nostri cittadini possano essere, farlo in sicurezza e sentirsi sicuri. Quindi grande soddisfazione, Presidente, grazie per questo metodo e per questo risultato. Grazie Maurizio. Dottoressa Storti. Sì, buongiorno a tutti, grazie Presidente. Io devo dire che questo lavoro è stato il frutto veramente di un'intesa, di una condivisione e di un obiettivo che tutti abbiamo davanti, quello di mantenere lo stato di salute, questi valori di pandemia così bassi e soprattutto di poter far riprendere il volano dell'economia che si è fermata da qualche mese. Noi abbiamo già avviato tramite raccordo con le prefetture i primi gruppi di lavoro per poter essere operativi, lo eravamo già, ma da lunedì, dalla prossima settimana, in tutti i settori. Questo protocollo ci permetterà, grazie ai nuovi fondi che ci mette a disposizione la Regione, di incrementare quelle che sono le persone, i tecnici, i medici per fare questo tipo di lavoro. Ci sono stati messi a disposizione 15 giorni, devo dire che l'abbiamo già fatto 15 giorni fa perché sappiamo benissimo quello che è il fabbisogno. Ma la cosa importante in questo momento è che tutti lavoriamo perché possa arrivare dal singolo lavoratore alla singola persona quelle che sono le conoscenze, le formazioni, informazioni per poter essere esso stesso operatore di corrette prassi e quindi di salute per la ripresa di questa nostra regione. Io non credo di aver mai sottoscritto in questo mio ruolo un documento così importante, perché è un segnale di come pubblico, privato, enti sociali, operatori in genere si uniscono finalmente insieme per avere tutti lo stesso obiettivo, perché l'unica cosa è la squadra vincente, può essere solamente questa. Come ASUR do la disponibilità per il percorso di formazione e informazione che, se fatti insieme, parleremo tutti la stessa lingua e arriverà più credibile anche a tutti i nostri operatori. Io ringrazio tutti quelli che hanno lavorato su questo tavolo, anche i miei collaboratori che hanno contribuito alla stesura di questo documento, e partiamo insieme e secondo me arriveremo anche lontano con questo nostro percorso. Grazie a tutti. Grazie. E ci sono domande, potete cominciare a fare le domande. Perché non ci sono, forse gli abbiamo mandato il documento solo un attimo completo. Sì. Sì, l'invio del documento sicuramente ha azzerato l'interesse. Allora, se avete domande, le potete scrivere. Mi sentite? Sì. Allora, potete cominciare. Abbiamo 18 colleghi collegati. Non ci sono domande. Eccolo, Luca Fabbri, agenzia Dire. Tutte le parti sociali tranne una, Confindustria. Il presidente è amareggiato per la decisione degli industriali? Beh, io oggi sono molto contento perché possiamo dire la quasi totalità del mondo rappresentativo della nostra regione ha sottoscritto questo protocollo. Quindi sono più per ringraziare tutti quelli che hanno deciso di seguire questa via e concordare insieme un indirizzo. Rappresentano, penso, il 95% almeno del mondo delle imprese marchigiane, che è fatto di questo tessuto, e quindi è un'amplissima rappresentanza del mondo del lavoro, soprattutto quello che poi si metterà in moto da lunedì e le parti che attiveremo. Il valore ovviamente è un valore più ampio, perché i principi che affermiamo qui poi vengono applicati chiaramente nell'intero territorio regionale. Ecco, mi sembra importante oggi segnalare questa grande capacità di unire rispetto a chi ha fatto scelte diverse.
Lo stesso Giovanni De Franceschi, credo che sia cronache macerateri, credo che sia soddisfatto da questa risposta. Sara Ferreri, il resto del Carlino, chiede di riassumere sinteticamente i punti cardine del protocollo. Beh, prima li abbiamo richiamati su una serie di impegni. Allora, la prima, quello che dicevamo, il ricorso ai test sierologici. Tantissime imprese chiedono di essere facilitati. Già una prima delibera l'abbiamo fatta, approvata, che indica la strada per l'utilizzo, e andremo a rafforzare ancora di più per semplificare questo percorso. Abbiamo visto ieri i dati, per esempio, di Torretta, estremamente interessanti, perché il test sierologico racconta di più del tampone, un po' la storia e il percorso che c'è stato. Ed è il modo per scovare sempre più positivi, perché ricordo, scovare positivi significa evitare riaccendersi di focolai, garantire lavoro e sviluppo. Poi, il contributo alle imprese, questo è il punto numero due. Noi sappiamo che lavoreremo per una serie di contributi, col protocollo garantiamo che uno dei contributi è proprio per dare una risorsa a tutte quelle imprese che hanno investito in sicurezza. Quindi non chiediamo solo di fare, ma poi ci vogliamo essere vicini. Poi il piano straordinario di potenziamento degli organici ASUR per la prevenzione. Credo che un contributo poi ci arriverà anche dal decreto nazionale, questo è un indirizzo regionale, perché potremmo avere spazi per altre risorse importanti di ulteriore personale, non lo vogliamo dedicare al territorio, con tutto quello che... Quindi molto probabilmente questi spazi andranno tutti ad ASUR e tutti per il territorio. Poi... L'ASUL ha detto, la piattaforma web Marche Prevenzione, messa a disposizione di tutti, è una grandissima risorsa, anche questo ovviamente nei limiti della legge, rispettando quelli che sono tutti i vincoli che abbiamo fra privacy, tutela, però insomma un grande salto di qualità, perché creiamo una specie di luogo, no? Virtuale, che rende finalmente disponibili tante informazioni che erano appannaggio di pochi, e dà sostanza anche ai protocolli nazionali. Tutte le associazioni hanno sottolineato i protocolli che hanno su scala locale o su scala nazionale in questi mesi, o stanno per approvare, credo, come settore del commercio, perché diventa anche la possibilità di dare sostanza agli impegni percorsi che vengono avviati. L'ANCI l'ha detto sul tema della vicinanza nei confronti delle famiglie, sulla promozione dei servizi, quindi associazioni di terzo settore, trasporti, cioè tutto quello che sono servizi che vanno verso le persone, immaginando, come abbiamo sempre detto, che la ripartenza è fatta di un'economia che si mette in moto, ma di servizi che vengono resi disponibili a chi lavora. Cioè, se io devo andare in negozio, ho bisogno che il mio familiare disabile o minore possa avere il centro estivo presto, piuttosto che il centro diurno che si riapre. E quindi è importante il ruolo di ANCI all'interno di questo percorso, andando in qualche maniera anche a ridisegnare quelli che sono i servizi alla luce del cambiamento che c'è stato. E poi nelle dichiarazioni, come dicevo prima, di tutti gli attori, si valorizzano questi aspetti, che appunto traducono in maniera ancora più concreta, rendono concreto il recepimento di quelle misure per le quali si è lavorato nei tanti protocolli approvati lungo questo percorso. Quindi è, diciamo, un rafforzamento di un'azione già in atto. E il valore, come dicevo prima, più grande di tutti, è proprio quello di rendere chiara qual è la missione più robusta che abbiamo da qui alle prossime settimane. Tenere insieme lo sviluppo e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza di chi lavora, sono quelli che si riaprono, e nella sicurezza vi assicuro, insomma, gioco di parole, che tutte le parti sono fortemente coinvolte e condividono questa esigenza, perché dal titolare del piccolo esercizio a magari un'azienda più grande e chi ci lavora e la comunità sente questa come missione principale. Il governo ha stabilito e renderà sempre più chiaro che il percorso è fatto di ripartenze guardando costantemente la curva epidemiologica, quindi per una ragione di salute, per una ragione di tutela di quello che mettiamo in moto, per dare un senso agli investimenti che faremo. E questo è il nucleo. È una comunità consapevole, coesa su questa missione. Ok.
Sara Ferreri, senatore Carlino, il presidente di Confindustria Marche ha dichiarato che applicherà solo il protocollo nazionale, non quello regionale che ingesterebbe. Questo cosa comporterà? Ci saranno sanzioni per gli imprenditori che non ottemperano? Ma no, non è che il protocollo nostro mette oggetti in termini del... No, bisogna ottemperare a tutto quello che si è fatto con la legge. Noi rafforzeremo quelli che sono gli strumenti a vantaggio di questa dinamica. Quindi si tratta eventualmente, per tutti quanti, di riconoscere il valore di quello che facciamo, perché è una distinzione, ripeto, noi non entriamo troppo nel merito di questo, io sono per dire, sono tanti quelli che oggi non mi sembra che il problema sia dei firmatari, perché hanno condiviso qualcosa che ovviamente ritengono sia a favore del sistema regionale. Pietro Luca Dei, Presto, per il controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro il personale è insufficiente per la vigilanza. È in programma di rafforzare l'organico? È quello che abbiamo detto. Ok. Poi abbiamo Lucio Cristino di Antibu Marche che chiede per test sierologici se ritengono ammessi anche i rapid test sul dito. In questo momento il protocollo prevede solo quelli quantitativi. Però io so che il Servizio Salute, proprio nella logica di estendere al massimo e avendo oggi i primi risultati anche sul cosiddetto pungidito, distinguendo quelli che avevano delle sensibilità al 92-94% e affidabilità anche superiori, inizia ad essere interessante perché renderebbe questo percorso ancora più dinamico. Quindi vedere come integrare anche questa metodologia dentro quei range di valori testati, utile al sistema per poter essere utilizzato, perché l'obiettivo, come dicevo prima, è andare a scovare fino all'ultimo positivo. Annalisa Pignanetti, centro pagina, per quanto riguarda il contributo alle imprese, chiede maggiori dettagli. Beh, questi sono i maggiori dettagli, sono l'oggetto del lavoro che faremo da qui in avanti, dei prossimi giorni. Quindi è proprio il percorso che faremo e sarà di dettaglio. L'obiettivo ormai l'abbiamo dichiarato a tutti, lo ripeto. Complessivamente la regione, rastrellando quello che può trovare, vuol mettere insieme l'obiettivo che ci siamo dati, 200 milioni di euro. Questi 200 milioni di euro saranno in gran parte destinati come contributi a fondo perduto, che vanno direttamente ai soggetti. Nei criteri per la distribuzione, uno dei temi che sicuramente ci sarà è verrà riconosciuto l'investimento fatto in sicurezza. Poi ce ne saranno anche altri.